Ciao ragazze, eccomi di nuovo con voi. Stavolta faremo un trucco per cena di Natale e quindi base fatta. Sapete, se non sapete come si fa, vi invito a guardare sul profilo, c'è un tutorial apposta. Ho fatto le sopracciglia, ho anche il mascara già messo e direi di partire. Io ho pensato di fare un trucco tra verde e questo colore qua, un rossiccio. Visto che è un trucco per cena, vorrei che riprendesse un po' per cena di Natale, riprendesse un po' i colori natalizi, rosso, verde, questi colori qui. Parto con queste matite, una è di Kiko e una è di Pupa. Parto con la matita di Pupa, che è un rosso borgogna, e lo metto su tutta la palpebra mobile, in questa maniera. Dopodiché, con un pennello, vado a sfumarla. Faccio la stessa cosa anche all'altro occhio e ritorno. Dovete avere un risultato così. Dalla palette di Kat Von D prendo questo colore di qua, che è sempre un rossiccio, e con lo stesso pennello vado a fissare e rinforzare la nostra, vedete, solo nella parte mobile. Risultato così, prendo il matitone verde e vado a sporcare di sotto e ci vado con la codina di sotto di qua. Risultato è così. Ora prendo un pennello da sfumatura bello morbido e prenderò questo color panna top un pochino e mi ci metterò sopra e andrò a pulire questa zona sfumando quell'ombretto lì. Prendo questo eyeliner verde con questo verde sparaflesciato e lo metto qui. Vedete? Deve uscire una cosa del genere. Ovviamente è un optional verde, l'eyeliner verde. Io prendo anche questo verde molto chiaro e è di Max Factor. Trovate questi matitoni e lo metto qui come punto luce. Quindi sono ancora disponibili nel reparto di Max Factor. Trucco occhi terminato. Prendiamo l'illuminante, questo qua di Catrice, Space Glam, lo trovate anche lui disponibile. E stavolta ci metto un pizzico di illuminante perché mi piace sbrilluccicare per cena. Se sentite il rumore, chiedo scusa, non sono sola a casa, quindi è sempre così. Qua bisogna registrare quando non ci sono i familiari perché non c'è niente da fare. Ok, poi come combo labbra vi propongo, essendo cena, un rosso, visto che è Natale. Prendo una matita scura di NYX, un rosso un po' più verso il borgogna e lo faremo con questo di L'Oreal. Ho scelto questo colore, mi piace tantissimo. È un colore che una volta che si fissa sulle labbra diventa opaco, ma vi dà anche quella sicurezza che se mangiate per un po' ce l'avete un po' più a lungo e non dovete stare a ritoccare. Metto sulle labbra e ci vediamo alla fine. Questo
Questo è il trucco che vi propongo come trucco per cena di Natale. Spero che vi piace, l'avete trovato interessante. Non è difficile da fare. Ora, la scelta del rossetto, io ho optato su questo indelibile, su questo a lunga durata. Attenzione, per chi ha le labbra sottili e piccoli, di scegliere un colore ancora più caldo, un rosso più caldo, perché il rosso più caldo tende di aumentare un pochino il volume. Eventualmente potete mettere un lip gloss o un lip oil sopra per dare quel volume, se volete questo genere di rossetto. Se scegliete un rossetto sempre rosso, ma normale, attenzione sempre alla scelta del colore, perché il rosso sulle labbra piccole e sottili tende ancora di rimpicciolirle. Specialmente per le signore con una certa età, attenzione alla zona, come la chiamo io, codice bare, perché se abbiamo una zona contro labbra marcata, meglio mettere una matita tipo come questa qua di Maybelline che blocca la fuoriuscita del prodotto e scegliete sempre un prodotto di questo qua perché questo non essendo cremoso, ma si asciuga e rimane opaco, non rientra tra le piccole rughette che con gli anni si formano e tutte tanto invecchieremo e faremo le rughette, però non è nulla di carino da vedere il rossetto che sbava tra le piccole rughette. Piuttosto non scegliete il rosso. Perché rosso non è un colore facile da portare. Io vi saluto. Prima vi ricordo che se vi fa piacere di restare e di seguirmi, restate sul mio profilo, seguitemi. Vedete che in info box ci sono anche altri profili dei social e noi ci vediamo alla prossima. Nei commenti scrivetemi se vi piace oppure se l'avete trovato troppo pesante questo trucco per una cena di Natale. Alla prossima, ragazzi!